Erotico, dal greco eros, desiderio appassionato, amor sensuale. Comico, dal greco komos, gozzoviglia, brigata di giovani abbinazzati, processione bacchica. E se mescolassi le due cose? Ecco com'è nato a ciascuna il suo, il mio primo romanzo. Un erotico comico sugli eccitanti disastri della nostra generazione, quella della precarietà affettiva. Io sono Chiara Becchimanzi e qui vi racconto da dove sono partita e a che punto sono arrivata, insieme alla mia sorella di scena e di microfono Giorgia Conteduca, irrinunciabile interlocutrice per le mie assurde riflessioni e le mie improbabili teorie. E se la ricerca della nostra metà fosse essa stessa la nostra meta? Puntata 20. Dimmi il tuo fetish e ti dirò chi sei. Ma no, sono anonimi. Qua ci restano. Lo vuoi un tè freddo? Stavolta è il tè freddo, non la tisana. Finalmente ti vedo, ti ho davanti. Finalmente, Chia. Non abbiamo più le voci robotiche. No, siamo noi. Siamo Madonna mia, quanto sei bella. Tutta bella. Pure tu. Oggi è una puntata, a parte che siamo un po' emozionati, ci deve scusare, siamo un po' emozionate perché è la prima puntata che registriamo in presenza. Sì, assolutamente, dopo le prime che avevamo fatto in presenza. Esatto, cioè noi ci siamo viste solo per fare le foto sconce con Anita. Dove si vede il fatto che appunto quando ci vediamo diciamo quanto te voglio toccare, buona! Perché comunque c'è da toccare qua. Esatto, mica siamo due secchette no, qua. No. Allora, oggi io intanto volevo ringraziare tutte le persone che ci ascoltano perché noi vi abbiamo fatto delle domande e voi ci avete risposto in maniera molto prolifica. Mitici, io sono troppo felice di questa cosa, ma veramente tante cose, ma poi cose veramente miste, interessanti, da commentare, sì, che si aprono dei mondi. Anche molto intime, cioè vi siete, certo, ovviamente protetti dal messaggio Instagram, dal messaggio Facebook, dalla mail, da YouTube, insomma voi vi siete lasciati andare. Vabbè, certo, uno comunque scrive in privato e si aspetta un certo rispetto dall'altra parte. Esatto, allora la prima persona che volevo ovviamente rimarrete tutti anonimi, ovvio, sono matta, però la prima persona che volevo ringraziare è una persona che prima ci ha scritto tipo no, lasciamo perdere, finiamo fra due giorni, è inutile che ve li scrivo tutti i miei fetici, sì. Tutti i suoi. Ah, a proposito, ma io non ho detto la domanda che abbiamo fatto. Ah! Dilla tu. Ma qual è il vostro feticismo? Anzi, come ha scritto lei, ma feticismi ne abbiamo, esatto. Perché è molto più Insta style. Sì, io tento di camuffare la mia diffidenza verso i social scrivendo delle frasi che vogliono essere di uno slang non boomer, invece risultano ancora più boomer. No, perché a noi l'incontro con Anita ci ha folgorato, no? Sì. Intanto perché per esempio nel libro non c'è questo aspetto fetish, quindi io ho considerato che ho dimenticato tutta una parte, adesso voglio approfondire. Sì, perché noi siamo delle sempliciotte, parliamo di sesso basic, così, cioè, sesso anale per noi già una roba è una proprio. No, ci basta l'orgasmo, così quello... Magari, capito? Perché forse è lì che devo andare, proprio nel feticismo troverò il mio orgasmo agognato. Beh... Qua ci sono un sacco di suggerimenti. Vai, li voglio sapere. Allora, questa ragazza ci dice: scherzi a parte, togliendo qualcosa di illegale, potrei darvi molti spunti. Ah. E mi manda praticamente un link a un sito. Che mi resta comunque il dubbio su cosa sia illegale. Però vabbè, speriamo di non saperlo. Ma infatti no, penso sarà stata una battuta. Però okay. A parte praticamente le cose più basic che lei ci ha scritto. Diffuse. Esatto, tipo piedi, labbra, lingua, ano, quindi cose... Ok, dai, sì, cose che abbiamo anche noi, insomma. Esatto, age play. Che è? Pet play. Boh, allora, age play penso sia tipo far finta di essere più piccolo, più grande o... Credo che sia questo, correggetemi se sbaglio. Non è tipo old young, sai che su YouPorn, Pornhub ci sta la categoria young old, no? Certo. La gente si eccita con un vecchio e una ragazza o viceversa, una vecchia e un ragazzo. Certo, però quindi perché... io ho pensato a quello. Perché ci sarebbe play di mezzo? Perché play implica, vuol dire anche recitare, no? Play vero. In inglese. Tipo gioco di ruolo. Esatto. È vero, hai ragione, vedi, io ho pensato subito a una roba anagrafica. Boh, non lo so, certo, pet play...
pet place è con l'animale, no? Oppure fare finta di essere un animale. Tipo sono la tua cagnetta, cose del genere. Questo mi piace. Io questo lo faccio, io scodinzolo. Però non durante il sesso, nella vita proprio. Sì, Giorgia quando è felice scodinzola, è una cosa che fa... Io saltello per dire, quindi in realtà forse siamo più animali di quello che sembriamo praticamente. Però da questo sito ho scoperto che ci sono poi dei profili degli, per gli amanti del fetish e poi ognuno inserisce i suoi gusti, fetici, i suoi okay. gusti. E ci sono delle cose assurde tipo le focaccine dell'S lunga. No, allora io ho un mistero su queste focaccine perché a Roma l'S lunga c'è poco. Questa è una cosa molto nordica. Sì. E tutti, seguo qualche influencer così, tutti con questa focaccina dell'S lunga, ma io prima o poi la devo assaggiare, Chiara. Ma infatti... Ma tocca andare all'S lunga per... Quando stavamo a Bergamo c'era l'S lunga. Facevamo la spesa lì e abbiamo perso un'occasione. Potevamo avere un orgasmo fantastico con la focaccina. E invece no. Vabbè, io penso sempre all'uomo focaccina quando penso alla certo, focaccina. Ma quelle saranno focaccine salate, invece l'uomo focaccina era dolce. Era un biscotto, tutt'altro che sexy tra l'altro. No, esatto. Poi faceva una bruttissima fine, esatto. Moriva nel latte, tipo non lo so, una cosa terribile. Però ci sono anche dei fetici inaspettati in questo sito, tipo l'evoluzionismo. Così. Ma una roba filosofica. L'abuso della parola bullismo. Cioè, voglio dire, sono dei fetici così, random, uno... Ma secondo me hanno scritto delle cose così per sfogo nella box senza aver letto la domanda, perché l'evoluzionismo... Pensa che lei ha detto nella box, io ho pensato a gente che si menava, solo dopo mi è venuto in mente che intendeva la... Il termine la... Insta del coso dove rispondi si chiama box. No, ma perché ci sono anche dei troll, in realtà lei mi ha spiegato, ci sono dei fetish troll che scrivono su questo sito cose che non c'entrano una mazza. E quando tu mi dici troll io penso a Harry Potter. Al tizio che gli ficcano la bacchetta nel naso e ne esce una caccola smocciolosa. Perché tu non sei una fan. Invece nella camera dei segreti, ovvero Harry Potter 2, loro così. Sarà molto contento Dino il mio non mi ricordo se è, no, Facebook, che invece è un amante di Harry Potter, ogni volta mi cazzia perché io non sono un amante di Harry Potter. Allora dobbiamo dirgli di ascoltare questa puntata perché lo nominiamo e io, che invece sono una grande amante di Harry Potter, lo delizierò con questa citazione. Chiara sta leggendo risposte a una faccia. No, perché veder crescere le torte nel forno. Ma siamo sicuri che è una cosa sessuale? Cioè il feticismo sessuale, a meno che non fai come American Pie. Ti ricordi American Pie? Oddio, che cosa hai tirato fuori? Eravamo adolescenti. Che e bello. E quello ficcava il pisello nella torta di mele, no? Sì. E poi qualcuno la mangiava, ricordo. Tipo la madre, sai quelle cose americane, no, trash. Che orrore. Beh, anche noi con lockdown all'italiana, secondo me, in quanto mamma a trash mia. Gli abbiamo dato. Io ho veramente paura di quel film. Lo andrei a vedere solo per rendermi conto. Aspetta, qua c'è qualcos'altro. Vabbè, il ritardo evidente di Trenitalia, anche questo è interessante. Cioè che è il tempo di fare una sveltina. Esatto. Ecco, le sveltine in stazione... Mi piacerebbero anche a me. Chi l'ha scritto mi contatti. Tiè, mi voglio rovinare. Che bello. Perché sono un amante delle sveltine. Il mio feticcio è proprio il luogo. Io mi sono proprio rotta le palle di farlo a casa. Ma ultimamente mi capita spessissimo. Solo quest'estate l'ho fatto in spiaggia mentre passava della gente, tra l'altro. Sì. Quello mi piace. Beh, infatti i luoghi sono interessanti, però non ci sono stati tanti luoghi nelle vostre risposte. Aspetta, tranne uno, saune, parcheggi, bagni dei locali. Tutti quei posti dove c'è il rischio di essere beccati, giustamente. Infatti pure a me piace questa cosa. Ad alcuni uomini con cui sono stata piaceva molto, ad altri per niente. No, alcuni vanno nel panico, non potrebbero proprio rilassarsi, avere proprio l'erezione. Sì, sì. Non si sente. A parte che alcuni dà anche fastidio se tu vieni vista. C'è anche un discorso di gelosia. Sì. Sono due cose. Una è l'imbarazzo proprio, il pudore che non possono concepire. L'altro è anche la gelosia, perché se uno te vede, ma che sei matto. No, infatti. Ah, aspetta, questa è la tua, Gio. Cosa? Salopette con niente sotto, meglio di questo non c'è niente. Oddio, ma allora io ho un potenziale nel mio armadio. Io sono piena
piena di salopette in tutte le forme, misure e colori. Guarda, Giorgia è l'unica persona di un'età vicina alla mia, anche se è più piccola Giorgia, vabbè, che conosco, che indossi le salopette. Però mi stanno bene. Bene, sei l'unica persona che conosco a cui stanno bene. Esatto, non è che indossi, che stanno bene. Io se me la metto sembro, non lo so che cosa sembro, non lo voglio neanche dire. Ma non è vero, ma anche te staresti bene con la salopette. Però certo io sono un po' più bambina, un sì, po' più... Sì, poi c'hai il culotto più bello, più rotondo. L'erba più... del vicino. Ah beh, allora, poi il pegging è un feticismo anche, scopro. Che cos'è il pegging? Io se lo sono andata a cercare questo prima perché non lo sapevo. È quando praticamente si scambiano i ruoli e la donna... diventa un uomo infilandosi un finto fallo di gomma, penetrando poi. Ok, beh, è interessante, se è un feticcio per lui o per lei? Per lui, in questo caso. Però magari pure per... No, anche per lei, perché per dire invece, io ci ho pensato spesso che mi piacerebbe avere il fallo. Mi piacerebbe proprio averlo, però non per farlo con un uomo, sinceramente. A quel punto andrei su una donna, non che io... sia pienamente bisessuale, lo sai, però a quel punto se c'hai un pene preferisco infilarlo certo, piuttosto che non lo so, sedere peloso, sì, certo, esatto, cioè chiaro, nel senso non mi attira, che devo fare? No, in realtà manca a me l'ano dell'uomo in generale, preferisco evitarlo, come se avessi accettato, grazie, no, la prossima volta. Allora, poi abbiamo un altro luogo, la libreria, gioco di sguardi e poi mi innamoro se lei sfoglia tipo i migliori glandi del XX secolo. Se mi innamoro. Allora, la libreria per me è il vincito, cioè per me la libreria ha vinto, farlo, cioè, in mezzo ai libri secondo me sarebbe... Ah, ma appoggiato contro oppure con i libri un po' a terra che cadono ogni... Già mi sono fatta bellissimo, libri a me mi cadrebbe sicuramente in testa provocandomi, esatto, dei danni irreparabili sul mignolino che sai che mentre lo sei fa, fai aia aia, madonna quante volte mi è successo queste cose che volevo fare la sexy e invece sono caduta. Davvero? Mi è caduta la sempre, non è mai, sempre. Una volta praticamente ho organizzato una cosa tutta sexy per un mio fidanzato, ero tutta in lingerie con i bicchieri di cristallo, col dove vino, presi i bicchieri di cristallo? L'ero andata a prendere a sua nonna, vabbè, tutta la sua nonna manca a tua, vabbè, che era complice, spero di no. No, non l'ho mai saputo, spero che non l'ho mai saputo. Insomma, vado per fare, sai, quella cosa del calice che, no, che incroci le tutta braccia, sexy, colazione, eccetera, praticamente mi do il calice sui denti verso il vino sul letto, no, gli bagno tutti i pantaloni, no, vabbè. A quanti anni questa cosa? 24. Ma veramente? Sì, ti giuro, te lo giuro. Oddio, ma io ci sto... No, io una volta ho rotto, è un classico, no? Ho rotto il letto, quello un paio di volte mi è successo. Ah, vabbè, quello sì, quello sempre. Sì, sì. Una di queste volte, nel momento in cui proprio si è rotto, lui è venuto. Tipo un film, una pallottola spuntata, quando mettono le scene di montaggio allegoriche sull'orgasmo maschile. Tipo il razzo che scoppia. Ah, giusto, è vero, sì, lì si rompe il letto. Ah, orgasmo. Io no, ovviamente, ero solo preoccupata perché il letto era mio. È vero, è dovuto venire il fattorino di Ikea a cambiarmi le gambe. Ma come si è rotto questo letto? Allora, poi c'è il mio eroe, l'eroe veramente che mi ha generato tanta tenerezza. Ma quale feticismo? La figa è quella che conta, senza quella niente ha più senso. Oh, viva Dio, bravo. Ma quanto ti manca sta figa? Quanto è che non la vedi? Niente, la mia vita non ha più senso adesso. Poi no, però ci piacciono anche le persone così semplici, dirette, la figa, la figa. Se no c'ho un tirare i capelli a morsi. A morsi? Ma come fai? A morsi mi manca. A tirare i capelli a morsi. Non ti viene tipo la cosa del pelo sulla lingua che ti fa vomitare? Ma soprattutto a me donna mi dà fastidio se me ne tiremmo. Già con le mani cerca di non spezzarli, per favore. Faccio tanto per curarli. A morsi mi sembra proprio una cattiveria. No, io il tiraggio capelli lo approvo. Leg pulling addirittura. Ah, no, anche a me. Però con i denti no, perché me li spezzi, me li cosi, che vuoi con questi denti? No. Poi me li sporchi con la saliva, no. Esatto, la saliva. Tipo quello che mi mordeva in testa, sarà un suo amico, un suo... Ah, poi qua abbiamo un solo ed esclusivamente l'ombelico. Così, solo ed esclusivamente, cioè che non fa nient'altro che leccare, toccare, guardare, beh, infilare poco, cioè poi infilare dentro l'ombelico. A meno che non c'è un ombelico particolarmente... O un pene molto piccolo. Esatto.
c'era una mia amica, tra l'altro è ancora una delle mie più care amiche, che soffre tantissimo se le tocchi attorno all'ombelico, cioè proprio sente come se... Ma il solletico? No, è più di un solletico, come quando qualcuno ce l'ha con le unghie sulla lavagna, no? Ah, okay. Quel tipo di fastidio, sì, lì. Tipo lì, tipo la forchetta sul piatto. Esatto, non gliela può proprio fare. Vabbè, ovviamente ci sono mille piedi, mille piedi, ovviamente. Leccarla fino a che non mi cade la lingua. Ammazza! Cioè, anche no, che deve caderti la lingua. Cioè, apprezziamo sempre i leccatori... appassionati, però insomma dai, si spera che magari lei viene prima che ti casca la lingua. Esatto, deve essere quello il tuo obiettivo, caro ascoltatore, cioè non deve essere che ti casca la lingua, ma che lei venga, anche perché subito dopo l'orgasmo ti do questa dritta, continuare insistentemente a leccare potrebbe non essere... No. Io per dire inizio a ridere e scalcio. Cioè ti chiedo di levarti subito, se non muoio, però te lo chiedo ridendo perché mi scatta la risata, non lo so. Scalcia tipo cane quando dorme, praticamente. Sempre cane, c'è poco da fare. È vero, aspetta che ce n'era una. Questo è un po' hard, non so se leggerlo, perché questo è veramente vero. E io un ti ringrazio, porno. È un po' porno, sì. Vabbè, dai, ce la faremo. Dai, siamo arrivati a metà podcast. Vado allora. Il mio feticismo è leccarla dopo che le sono venuto dentro. Ok. A me fa subito pensare a una persona che vuole assaggiare il proprio sperma. Esatto. No? Quindi c'è una curiosità anche rispetto al... Che però non giudico affatto, anzi. È come al contrario, esatto. No? In realtà al contrario capita molto più, magari molto più spesso. Ma sì, ma anche perché io odio se magari succede che appunto la persona viene nella mia bocca, mi dà fastidio. È una cosa che capita, che se succede, che... Ah, vabbè, che ne so, mi dà molto fastidio quando le rare volte in cui mi è capitato nella vita che l'uomo non volesse baciarmi subito dopo, cioè, ma io ti ammazzo di botte, cioè... È che è roba tua, a parte non è che mi resta lì sulla lingua, ma poi comunque se tu mi fai venire e mi baci, io sento il mio sapore. Certo. Ma quante volte dopo che fai l'amore magari vai a fargli sesso orale e senti il tuo sapore ancora sul... Cioè, può essere pure molto divertente, quindi questa... è un mischiarsi di cose che, sì, che, di umori. Che ci sta, voglia, ma quindi... infatti va bene, è un po' spinto, però è assolutamente sacrosanto. Ci piace, vabbè, poi ovviamente ci sono i nostri ammiratori, quindi... Quali sono i tuoi feticismi? Mai avuti, ma ora sì, le labbra di Giorgia Conte Duca. Capito? Cioè, io ho i miei fan. Sì, c'è quest'uomo che mi ha detto che prima non aveva nessun feticismo, ma da quando segue le mie storie su Instagram, fissa le mie labbra, come le muovo, come parlo, la mia voce. Questa è una cosa molto bella, anche perché io non è che ho le labbra a canotto. Però evidentemente... un po' cicciottine. Beh, è molto particolare come muovi tu la bocca. Poi adesso, dopo che hai svelato questi particolari di certe tue cose, lui sarà ancora più felice di guardarti la bocca. A me invece i piedi, dicono i miei piedi meravigliosi, ma guarda, io odio belli. I miei piedi, li detesto, i miei piedi. Ma sbagli! Invece li detesto. Chiara, li detesto. Si vergogna sempre dei suoi piedi, ma sono davvero carini. Vabbè, ma voi li avete visti nelle nostre foto, no? Quanto sì. Sono carini. Sono proporzionati, sono dei bei piedi, dai. Brutti piedi sono altri. Allora, poi c'è un fan delle culotte che ci chiede: essere fan delle culotte è un feticismo? Beh, ma sì, anche se in realtà il sedere comunque fa parte di quelle zone erogene. Sì, comuni, no? Cioè il feticismo, ci spiegava Anita, che è quando l'oggetto sessuale diventa una cosa che non rientra nell'organo sessuale, nel seno, nelle infatti, natiche. Infatti voi ci avete risposto come se la domanda fosse, qual è la cosa, a volte ci avete risposto come se la domanda fosse, qual è la cosa che vi eccita di più fare, un po', che giudicate un po' fuori dagli schemi. Mm-hmm. In realtà il feticismo non è proprio questo, cioè è quando il desiderio si stacca
dalla sessualità già intrinseca, sì, e si proietta su una cosa che vista di per sé non dovrebbe avercela, tipo i palloncini che ci diceva Nita, oppure ecco, le torte nel forno sono una cosa effettivamente, assolutamente, ma anche la culotte, però dovrebbe essere una culotte da sola, cioè tipo la culotte cioè che tirate Zenis e dentro devi fare una sega esatto, che ti prendi tutte le culotte e te le annusi, te li trovano immerso in un mare di culotte, cioè quello sarebbe, ecco, feticismo, capito, mio caro fan delle culotte. Certo. E poi vabbè, ci sono i tecnici che ci rispondono con i termini giusti, shibari o kimbaku. Cos'è? Shibari o kimbaku. Ma tipo un sushi? No, praticamente è un modo di fare bondage, credo. Ah, vedi, quello mi manca proprio, tutta quella parte del bondage, sadomaso, è una roba che mi attira, però sento che esplorerei solo con una persona di cui mi fido molto. Visto che ancora sta persona non si è palesa, io lo inoltro sempre questo appello per Giorgio, è il caso umano, il momento del servizio pubblico del podcast. Io come Barbara D'Urso, esatto. Giorgia soffre perché non può fare shibari e kumbaku. Ma tra l'altro proprio ieri guardavo la puntata di Sex and the City sui feticismi, piedi, cose, e mi sono resa conto che in effetti io guardo le puntate di Sex and the City ed alcune proprio specifiche quando soffro per amore. Sì, lo volevo dire, lo volevo condividere, quindi se qualcuna di voi si è appena lasciata come me, anche se mi sono lasciata dopo poco, in realtà non è una tragedia, però se qualcuno è un po' delusa, si guardasse la puntata in cui Carrie viene lascia per la seconda volta Big, perché veramente se lei ha superato, noi possiamo superare tutto. Che cosa mi hai ricordato? Veramente è un momento... Io guardo sempre quelle puntate perché lì mi sento meno sola e supero tranquillamente la mia delusione d'amore. È terapeutico. Troppo, come Temptation Island, perché vedere quanto le relazioni possono fare schifo, perché sì, non ce n'è ragazzi. Una di quelle relazioni che tu aiuto. Dici, cavolo, vorrei essere al suo posto, dici no, vabbè, ma sola tutta la vita. No, a proposito di Temptation Island, brava che hai detto questa cosa, perché mi porti... Oh, ovviamente noi abbiamo letto solo i messaggi, quelli più particolari, però certo. Ce ne sono tantissimi. E molti di questi, ed è per questo che mi riporta a Temptation Island, parlano di dominio e di sottomissione. Capirai. Essere dominato, essere dominata completamente da lui o da lei, insomma, essere in completa balia, addirittura qualcuno mi ha scritto quanto lei vuole. Perché lo collego a Temptation Island? Perché ci sono dei casi umani allucinanti, uno riconosce di essere di avere un problema, l'altro no, che si esprimono nei confronti di queste donne come se fossero loro oggetti di proprietà, la mandi con le amiche, la mandi in giro così, ma che devi mandare, ma che sono, una mail? Ma manco un cane, cioè manco di un cane io parlerei così, capito? No. Cioè di un essere vivente, la mandi, no vabbè, uno sì, proprio dice io finché ho questo problema di gelosia non lo risolvo, lei la perderò perché io sono pazzo, ma tesoro mio, esistono gli psicologi, la psicoterapia è una grande invenzione, non è che devi stare solo tutta la vita perché sei un pazzo geloso. Puoi curarti. No, e questo è il momento in cui il trash da una cosa folk, una cosa kitsch, diventa pericoloso. Perché io, noi che abbiamo gli strumenti per guardare Temptation Island con gli occhi giusti e con i processi mentali giusti è un conto, ma le ragazzine, i ragazzini, tutti questi ammiratori, emulatori, che vedono che non basta ammettere di avere un problema per risolverlo. Brava. Ci vogliono i canali giusti per risolverlo. Brava. Temptation Island non è un canale. No, se sei troppo geloso non puoi andare a Temptation per risolvere la cosa. Esatto, però la questione di come dire, consegnarsi consapevolmente a qualcuno, cioè io sono tuo del tutto, è una pratica sessuale che molti di voi ci hanno indicato come desiderabile. Ma assolutamente, ma io mi ci metto, te l'ho sempre detto, cioè io per quanto nella vita... non voglio assolutamente che nessuno decida per me, ma nemmeno i miei genitori hanno mai, cioè sono molto libera, proprio scelgo sempre qualsiasi cosa da sola, però in quell'ambito, forse proprio perché sono così tanto dominante sulla mia vita, in quell'ambito per me è proprio, se mi dici fai tu, se mi vuoi panterona, io mi inibisco, mi annoio,
esco da me stessa, mi guardo e dico, Dio, che palle, che devo fare? Invece, se lui prende la situazione e mi sottomette un po', sempre nel rispetto, perché poi per fortuna non ho mai incontrato uomini violenti o uomini che non cogliessero questa cosa come gioco sessuale, a me mi piace un sacco. Cioè, che devo fare? Questo è molto, in realtà è anche molto divertente, poi scambiarsi i ruoli, l'abbiamo detto tante volte. In realtà, però, la relazione di dominio che si instaura tra dominatore o dominatrice, schiavo o schiava, è molto più che mi sottomette un po' o io mi lascio andare un po'. Certo, È infatti io proprio. non. E a proposito di questo, del rapporto di dominio, ti devo raccontare una cosa. Allora, tra i miei contatti, gente che mi scrive, fan, eccetera, c'è un ragazzo che mi ha chiesto se può essere il mio slave. Mio schiavo, mi chiama Dea Oh mio Dio! e mi dà del lei, che è una cosa che è assurda, cioè mi dà del. Pensavo del voi! No, no, vabbè, questo se fosse napoletano mi darebbe Ah, del voi, certo. ma mi dà del lei. E quindi io lì per lì ho detto, vabbè, ma quasi quasi perché no? Ho pensato, che gli potrei far fare questo? Cioè, come potrei dominarlo? Ma mi venivano in mente solo cose stupide, tipo, vamma a fare la spesa, puliscimi casa. Mandala raccomandata. Esatto, cioè. E invece lui ovviamente penso voglia qualcosa di più, quindi cortesemente ho rifiutato, anche se lui dice che non deve essere una relazione di tipo sessuale. Mi ha scritto niente di esplicitamente sessuale accadrebbe tra di noi, però io gli voglio fare un'intervista. Certo, cioè Quindi, questo è materiale prezioso. assolutamente, adesso vediamo se riusciamo proprio a farlo venire, magari sarebbe figo, In che cioè, farlo senso? venire nel podcast. Ok. E magari ci risponde live oppure gli scrivo e poi mi leggo quello Assolutamente. che lui mi ha detto. E invece rispetto al dominio, cioè 50 sfumature, che è il romanzo che noi prendiamo in giro da mesi, io da Sì. sempre, che mi ha spinto a scrivere il mio romanzo per scrivere qualcosa di meglio, in realtà è come se fosse il supermercato della relazione dominio sottomessa, cioè Ok. nel senso che è cheap, è una Cheap. cosa con zero poesia. Invece, Histoire d'eau, di Pauline Reage è diciamo, è un capolavoro, quindi se volete esplorare la relazione di dominio, andatevi a leggere Histoire d'eau. Vi leggo la quarta di copertina. Forse aveva amato René soltanto per imparare l'amore, per imparare a darsi meglio, schiava e soddisfatta. Questa è la quarta di copertina. Tra l'altro, noi Stuardo lo citiamo proprio nella prima puntata del podcast quando tu mi racconti a cosa ti sei appunto ispirata per scrivere il Ma libro. quanto è brava sta ragazza che si ricorda E tutto! cambio anche tono di voce quando parlo di cose così un po' più Esatto! colte, no? E per farvi capire quanto può essere, diciamo, quanto può andare oltre una relazione di dominio, vi leggo una delle ultime frasi. Esiste una seconda fine della storia di O. Vedendo che Sir Steven stava per lasciarla, lei preferì morire. Lui le diede il suo consenso. Per morire, anche per morire ti chiedo il permesso. Leggetelo e fate un viaggio anche dentro voi stessi, perché proprio Histoire d'eau è veramente qualcosa che indaga all'interno del bisogno di darsi a qualcuno o di possedere qualcuno. Bellissimo. È proprio. Però noi l'altra volta eravamo partiti da un altro libro, no? Eh sì, avevamo fatto un'altra domanda, che però Chiara mi dice che la gente non ha colto. No, la domanda sulla lettera scarlatta, qual è la vostra lettera scarlatta? Il deserto dei Tartari, cioè niente, proprio Appeticismo qua, cioè non facciamo in tempo a scrollare le risposte. Invece qui. niente. Uno addirittura mi ha scritto, non so manco che è, quindi, Certo. ma l'unica persona che è stata in grado di rispondere in maniera coerente è quello che noi volevamo e abbiamo voluto invitare oggi qua, Francesco. Oh, Francesco, grazie. Allora, Francesco, che adesso si collega con noi, io intanto lo saluto e lo pregherei di raccontarci appunto qual è la sua lettera scarlatta, ovvero il suo marchio di infamia. Buongiorno. Allora, io mi chiamo Francesco e la mia lettera scarlatta, il mio marchio di infamia, è stato essere considerato per anni, molti anni, troppo anni, l'amico delle donne. Quando ancora negli anni 90, primi 2000, non c'era la friendzonatura, io diciamo che senza saperlo ero già l'imperatore della zona amico e niente, io avevo questa
fluido per cui una donna nel giro di praticamente 5-10 minuti si confidava con me delle peggio cose, salvo poi appunto mettersi come la famosa canzone di Elio con lo stronzo e il bastardo di turno di cui ovviamente mi parlava male da amici. E quindi questa è il mio marchio infamia. In più tutto era peggiorato dal fatto che ero pure molto ben voluto dalle mamme di queste ragazze, quando ancora non esisteva la concezione MILF, per cui non pensate male, e per cui avendo anche il benestare delle mamme di queste ragazze che dicevano: "Ah, guarda Francesco, che bravissimo ragazzo che è", e peggiorava solo la situazione, ovviamente, no? Perché le ragazze, ovviamente, per andare contro il parere della madre, mi accannavano di due di picche. Ecco, questa è un po' la mia lettera, potete capire la tristezza già dalla mia voce solo ricordandolo. Pensate voi viverlo. Francesco, ma questa cosa è incredibile. Io l'ho vissuta da donna in realtà. Io pure sono stata spesso nella friendzone, quindi mi intristisco a ricordarlo. Mi sono intenerita tantissimo a questo racconto. Io non sono mai stata nella friendzone, Ma io invece. sempre, ma sai che dovremmo fare? Dovremmo parlare, dovremmo dedicare una bella puntata. È vero, anche perché nel libro ci sono invece dei personaggi che tengono gli altri in friendzone. Però scusa, Francesco, ma ce l'hai un paio d'aneddoti così pure ci fai venire l'acquolina in bocca Facci rispetto? intristire ancora di Dai, più. dai, abbiamo voglia di essere malinconiche. Allora, una volta a 23 anni vado in Inghilterra con nostri amici e in questa compagnia c'era una ragazza un po' emo, un po' darkettona e tutto quanto, che insomma mi sembra che ci sia del bel feeling, serata a bere a cuscinate, salvo che poi si è fatta uno degli amici lì della compagnia e il giorno dopo si è lamentata con me del fatto che l'ha semplicemente usata e io ho detto: "Beh, insomma, potevi usare me", e fa: "No, ma tu si vede che sei troppo un bravo ragazzo". Ecco, questo è un po' il tenore delle mie situazioni. Certo le cuscinate, Francesco mio, ma da quando in qua Ma uno... da che mondo è mondo le cuscinate si fanno fra donne, quindi un uomo che subentra è per forza una No, donna. le cuscinate non sono un preliminare. Non... No, non lo sono, Forse non lo solo sono. nei film con Julia Roberts succede questo, ma Oh, mi è venuto in neanche. Lo mente. so. Comunque, sei troppo un bravo ragazzo, veramente è una frase che non si può sentire. Non No. si può sentire. Ma perché il cattivo ragazzo che è meglio? No, infatti, cioè, non... Eppure si dice Però spesso. sì, perché noi donne, soprattutto in una certa fase della vita, magari non siamo attratte dal bravo Io ragazzo. sono attratta dal bravo ragazzo che si svela uno stronzo. Invece quello cattivo che poi invece è un buono non mi capita mai, sarebbe la cosa migliore a quel punto. No, i due stronzi sono stronzi dall'inizio e stronzi così. Ma invece Francesco non è stronzo. E grazie Francesco di averci dato il tema per la prossima puntata. Grazie mille! Carissime Giorgia e Chiara, vi ringrazio di avermi permesso di aprire e stillare sangue da queste mie esperienze. E vi ringrazio tantissimo per quello che fate e davvero è stato un onore poter partecipare con grandissimo affetto. Grazie davvero. Ma grazie a te, Francesco, davvero un intervento molto utile e molto, sì, Molto emozionante. tenerello anche. Tenerello. Grazie per quello che fate, soprattutto tipo come se fossimo persone che fanno veramente qualcosa di Tipo le utile. infermiere ai tempi del Covid, no? Esatto, siamo Grazie proprio per dello quello che stesso fate. valore, proprio uguale. Vabbè, e quindi niente, noi abbiamo un sacco di Un materiale. sacco, abbiamo da parlare. Eh sì, dominio, sottomissione, Friendzone. friendzone, un sacco di roba. Alla prossima puntata, direi. Ah!